No, non ho più avuto nessuna informazione, se non dell'interessamento di diversi politici che mi stanno chiedendo come sto e se aspetto. Certo, io sono obbligata a aspettare, devo arrivare. Mi auguro che nel frattempo qualcuno non perda il posto e questo non venga o si dimetta e questo salti, perché non credo di poter aspettare dopo le elezioni. Perché se dovessi saltare anche quel giorno, Gli diventa. sì, no, credo che a questo punto mi rivolgerò alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Noi con l'assicurazione siamo assicurati solamente per quanto riguarda la merce, quindi il danno emergente, non il lucro cessante. Il nostro danno, che ammontava circa 1 milione di euro, era tra 700, 750 di danno emergente e il resto di lucro cessante. Quindi l'assicurazione è stata chiamata in causa solamente per quella parte dei 750 mila euro. Hanno offerto finora 50-100 mila euro, che sinceramente non ci cambiano la vita, nel senso che a questo punto aspettiamo di arrivare all'udienza. E speriamo che la giustizia faccia il suo corso, l'azione. Siamo un po' preoccupati per lei a questo punto, Anch'io me ne rendo conto e spero solo che o si arrivi a una conclusione prima dell'8 maggio oppure che quella dell'8 maggio sia veramente definitiva. Anche perché adesso penso che quello che mi tiene in piedi è soprattutto una forte carica di adrenalina e tensione. Che poi nel momento in cui dovrà calerà, perché magari arriveranno delle risposte lì, allora dovrò farmi veramente controllare dal punto di vista medico. Ieri sera ho letto sul gruppo Varese per Alexandra che molti miei sostenitori vorrebbero organizzare delle manifestazioni. Ecco, sarebbe interessante riuscire a metterci tutti d'accordo in modo da organizzarne una. Ma una che comunque abbia un certo peso, perché dal mio punto di vista bisogna far vedere alla politica italiana chi è il popolo italiano e di quale dignità è ancora in possesso ed è in grado di manifestare con un atteggiamento assolutamente educato, senza bisogno di megafoni o quant'altro. Ma pensiamo di fare una fiaccolata e poi una manifestazione alla quale possono partecipare anche dei bambini. Deve essere comunque una cosa molto tranquilla, pacifica, anzi prego tutti quanti abbiano da sfogare la loro violenza di scegliere altre manifestazioni e non questa.